Buonasera, ben ritrovati. Classico appuntamento della domenica con Sportivamente. Calcio e basket nel menù di questa sera, perché nel volley in Serie 1 non si è giocata per la Final Four di Coppa Italia, a cui purtroppo non partecipavano né la Igor Gorgonzola, nemmeno la Open Job Metis Ornavasso. Subito andiamo a vedere i risultati del girone A di Serie D. Vediamo dunque quello che è successo nell'anticipo di sabato. Il Borgosesia con Guidetti, grande protagonista, vince 2-0 al Fausto Coppi contro il Dertona. Il Rapallo Bogliasco con il minimo sforzo passa 1-0 sul campo della Santià. La Prodro Nero sconfitta 1-2 dal Chieri. Il Giana Erminio che prosegue la sua marcia 4-0 con il Sestri. Asti Lavagnese 1-1. Folgore Caratese Val d'Aosta 0-0. Chiavari Albese 1-1. Caronese Novese 3-1. Sconfitto il Verbania 3-0 sul campo del Vado. La classifica del girone A di Serie D dopo 24 giornate: Giana Erminio in vetta con 55 punti, Borgosesia 50 insieme al Rapallo Bogliasco. Sabato per il Carnevale di Borgosesia si gioca in anticipo all'MLB lo scontro al vertice tra Borgosesia e Giana Erminio. Caronnese Chieri 45, Vado 43, Lavagnese 40, Chiavari 38, Novese 32, Val d'Aosta 31. Quindi Albese 28, Asti 26, Dertona 24, Sestri 22, Folgore Caratese 18, Santià 15, Prodro Nero che aveva pareggiato il recupero in settimana 1-1 con la Novese sale a quota 14, il Verbania fermo all'ultimo posto con 12 punti all'attivo. Adesso nel girone B di Serie D, per scoprire tutto quello che è successo, il Pontisola batte 1-0 l'Alzano Cene. Quaterna dell'Inveruno 4-0 sul campo del derelitto Darfo Boario. La Castellana batte 3-2 la San Bonifacese in uno scontro salvezza. 1-1 tra Seregno e Lecco. Prosesto Legnago, anch'esse hanno pareggiato per 1-1. Il Piacenza, contestato dai suoi tifosi, fermato sul 2-2 dalla Caravaggio, non è bastata la doppietta del capocannoniere Marrazzo. Borgo Manero roboante 4-0 al Mopello Bonate. Il Gozzano sconfitto al 92esimo su calcio di rigore contestatissimo dalla società cusiana, 1-0 appunto sul campo dell'Olginatese, deciso il penalty di Cristofori. Aurora Seriate, Pro Piacenza 0-1. La classifica dopo 24 giornate: la Pro Piacenza vede sempre più vicino il traguardo della promozione, 9 punti di vantaggio nei confronti di Inveruno Pontisola, che di punti ne hanno 44, la Pro ne ha 53. Al quarto posto il Seregno con 41, il Caravaggio 39, Olginatese e Prosesto 38, Piacenza 37, Legnago 33, Lecco 30 con l'Aurora Seriate, Castellana 28, Mapello Bonate 25, Alzano Cene, Borgo Manero 23, San Bonifacese 20, Gozzano 18, Darfo Boario chiude con 15 punti. Domenica ultima spiaggia per il Gozzano, che affronta proprio il Darfo Boario. Adesso per una delle squadre del momento, e siamo felici che sia il Borgo Manero, 4-0 con il Mapello Bonate. Maurizio Ferlaino. Per la seconda volta consecutiva nelle partite casalinghe il Borgo Manero realizza 4 gol e liquida la carta Mapello Bonate. Il Borgo Manero così ha il diritto di sognare in una salvezza insperata che solo a inizio stagione sembrava irraggiungibile. Partita davvero povera di emozioni, soprattutto nel primo tempo, e si sono realizzate poi le occasioni da rete solamente quando il Mapello Bonate tentava il tutto per tutto per recuperare la gara. Borgo Manero in vantaggio già al 12esimo, punizione di Gambuto sulla sinistra, la difesa mette fuori, raccoglie Soit che appoggia per Visconi, tiro non potente ma preciso che si insacca nell'angolino alla sinistra di Invernizzi. Al 18esimo arriva il raddoppio, calcio di punizione centrale dai 25 metri, si incarica della battuta Tonani, tiro potente angolato, nulla da fare per Invernizzi. Il Mapello Bonate fa la partita ma non riesce a concretizzare la mole di gioco creato, infatti per Mandelli nessun pericolo accorso alla sua porta. Nella seconda frazione di gioco, quando ci si aspetta un Mapello Bonate che si gioca il tutto per tutto, arriva invece il gol del Borgo Manero, il 3-0, che chiude definitivamente la gara. Cross dalla destra di Francoli, Tivoni controlla sul secondo palo di destro, sulla palla si avventa Gerbaudo che fa partire un potente sinistro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Il Borgo Manero a questo punto ci crede e non deve fare altro che controllare. Al 25esimo altra occasione per il Borgo, verticalizzazione per Piracini che di prima intenzione spara un destro a fil d'erba, Invernizzi in tuffo, pare in due tempi. Al 26esimo la risposta del Mapello Bonate, tiro dalla lunga distanza di Verga, Mandelli in tuffo, neutralizza non senza difficoltà. Al 41esimo arriva una clamorosa traversa per il Borgo Manero, gran cross di Gambuto sulla sinistra, colpo di testa di Piracini dal limite dell'area piccola, traversa piena. Al 42esimo ancora pericoloso il Borgo,
Tiro di Piracini dalla destra, Invernizzi para ma non trattiene, sulla palla si avventa Di Martino per il tap-in di un gol già fatto, ma sbaglia clamorosamente calciando sui piedi di Invernizzi. Incredibile risposta del Mappello Bonate subito dopo con un colpo di testa di Piras al 43esimo, Mandelli toglie letteralmente la palla dalla rete. Al 45esimo arriva il gol che chiude definitivamente la partita. Piracini controlla centralmente, serve la corrente Buzzi che entra in area, controlla e batte inesorabilmente Invernizzi sul suo palo. Buzzi, classe 96, è già alla seconda rete in Serie D. Per il Borgo Manero splende il sole e c'ha la speranza di potersi salvare. E grande merito dobbiamo darlo a Giuliano Melosi, che davvero ha cambiato, ha rivoltato come una calzino questa squadra. Andiamo adesso nel campionato di eccellenza, dove continua il duello imperterrito tra Pro Settimo e Sporting Bellinzago. Gattinara Ceversama 0-0. Ricordiamo che Ceversama in settimana aveva cambiato l'allenatore via Rondini dentro Cavaliere. Gassino Pro Settimo 0-2, doppietta di Direnzo. Settimo Agrevilla 2-1. Atletico Torino Baveno 0-1, gol di Romano su calcio di rigore. Tra l'altro vi posso anche dire quelli che saranno gli ospiti nella prima parte di Dilettanti per Dire. Avremo proprio il centrocampista del Baveno, Diego Pavesi, insieme a lui il portiere dell'Omo della Biellese, Junior Biellese, che ha pareggiato 0-0 contro l'Ivrea. Il Borgaro batte con un rigore contestatissimo da Lomegna, 1-0 appunto Lomegna, rigore trasformato da Massimo. Charvenceau, Sporting Bellinzago 0-2, Lascaris Caselle 2-0, Orizzonti Osmos 1-0. La classifica di eccellenza dopo 25 giornate, Pro Settimo 64 punti, Sporting Bellinzago 59, Baveno 50, Orizzonti 49, Osmos 1-44, Ivrea 39, Agrevil 38, Lomegna 37. Junior Biellese 34, Borgaro 32, Gassino e Lascaris 29, Charvenceau 25, Ceversama 22, Settimo 20, la Gattinara guanta la Caselle al penultimo posto, 16 punti per entrambi, chiude l'Atletico Torino con 14 punti. Adesso siamo in grado anche di farvi vedere, sono appena arrivati, i gol con cui lo Sporting Bellinzago ha vinto l'importante trasferta sul campo dello Charvenceau per 2-0. Vediamo dunque come è arrivato il gol del vantaggio dello Sporting Bellinzago. Al terzo minuto del primo tempo, il gol, il primo con la maglia giallo-blu da parte di Pigoni, che come vedete ha centrato il set sull'assist di Ravasi. Davvero un gran gol per il centrocampista, che è rimasto a guardare i compagni per buona parte della stagione dopo la lunga squalifica di 10 giornate. Il raddoppio per lo Sporting Bellinzago al 18esimo della ripresa porta la firma di Tos. Bravo da difensore a giocare da punta e approfittare dell'errore della difesa avversaria appunto dal centro dell'area, a battere al volo e a realizzare il gol del 2-0 dello Sporting Bellinzago. Per il servizio completo vi rimando ovviamente all'appuntamento del lunedì con Dilettanti per Dire. Adesso il campionato di promozione, dove c'è stata una giornata importante, perché lo Stresa ha vinto 4-0 nell'anticipo di sabato e ha approfittato del KO della sua più immediata inseguitrice, la Biogliese, che adesso non è più la sua più immediata inseguitrice. Piedimulera Castellettese 2-1, Roboante 8-0 della Virtus Cusio sul Gagliate. La Romentinese ora seconda, batte 3-1 il Cossato. Biogliese Varallo Pombia 1-4, Oleggio Briga 1-2 in rimonta, Dufour Varallo Fomarco 2-0, Juve Domo Cameri 0-3, la grande sorpresa di giornata, Stresa Fulgor Vallengo 4-0. Classifica di promozione dopo 22 giornate, ne mancano 8 al termine, anzi 7, chiedo scusa. Stresa 49 punti, più 6 sulla Romentinese 43. Al terzo posto Virtus Cusio e Varallo Pombia 42, scivola dal secondo al quinto posto invece la Biogliese a 41. L'Oleggio perde colpi 37, Juve Domo grande occasione fallita 35, Cossato 30, Dufour Varallo 28, Cameri 26, Piedimulera e Fomarco 24, Briga e Fulgor Vallengo 22, Castellettese 15, chiude il Gagliate con 4 punti. Andiamo a vedere la prima della classe, vale a dire lo Stresa, che ha battuto 4-0 alla Galli di Baveno, la Fulgor Vallengo. Donatello Zonca. 4-0 per lo Stresa contro la Fulgor Vallengo, uno Stresa che riprende la sua marcia spedita verso il campionato di eccellenza. Match che si gioca in anticipo al sabato sera e che si decide di fatto già nel corso della prima frazione. Una prima frazione che comincia con la Fulgor Vallengo pericolosa al quarto minuto con una punizione di Lucia sulla quale Aglioli è attento e respinge. Al settimo però il gol del vantaggio dello Stresa. Piracini serve in profondità Cosentino, che prende velocità, entra in area e batte Santo Pietro. Al 25esimo è già tempo di raddoppio per la capolista. Cosentino mette in mezzo un pallone che viene
fermato con una mano da Salmistraro. Il direttore di gara non vede, la segnalazione al stesso direttore di gara viene fatta dal guardaline, è calcio di rigore, sul dischetto si presenta Dugnani che realizza il 2-0, al 27esimo punizione di Lucia, Aglioli respinge di pugno, alla mezz'ora Piraccini in pressione sul portiere del Valdengo, per poco non lo beffa portandogli via il pallone. Episodio chiave al 40esimo, quando viene espulso Vaglio Ostina. Espulsione decretata dal direttore di gara per qualche frase irriguardosa del numero 8 del Fulgor Valdengo. Al 44esimo, un minuto prima del termine del primo tempo, Fulgor Valdengo che rimane addirittura in 9 per l'espulsione di Golzio per un brutto fallo su Zonca. Con la doppia inferiorità numerica la ripresa è una pura formalità per lo Stresa. Uno Stresa che al secondo minuto realizza il terzo gol. Palla dentro di Cosentino a Piraccini che si presenta solo davanti al portiere e lo batte appunto per la terza volta. Al 21esimo arriva anche il quarto gol. Cross dalla sinistra per Cosentino che a centroarea controlla e in diagonale batte Santo Pietro. Il resto è praticamente una pura formalità. Sempre per la promozione andiamo a vedere la vittoria davvero larghissima della Virtus Cuseo che ha superato 8-0 il Gagliate. Ce la racconta i gol Daniele Bagnati. La Virtus Cuseo supera il Gagliate per 8-0 e c'entra il suo 17esimo risultato utile consecutivo. Al terzo ci provano subito i padroni di casa. Angolo di Silva Fernandez, testa di Pregnolato e palla sulla traversa. Al 16esimo passano i padroni di casa in vantaggio. Assist di Marcolli per Lissoni che da pochi passi supera Sacchi per l'1-0 della Virtus Cuseo. Un minuto dopo arriva anche il raddoppio. Punizione dal limite di Silva Fernandez che si deposita in rete senza nessuna deviazione. Nella ripresa, dopo 5 minuti, tiro improvviso di Paracchini, palla sul palo. Passano 30 secondi e sul cross dalla sinistra di Fornara Marcolli anticipa tutti e sigla il 3-0. Al decimo la Virtus Cuseo serve il poker, Lissoni per Conchedda che non dà scampo a Sacchi. Alla mezz'ora arriva anche il 5-0 con Gavinelli che risolve una mischia in aria. Un minuto dopo è Fornara a siglare il 6-0. Passano altri 60 secondi e Silva Fernandez dal limite dell'area segna il 7-0. Ma non è ancora finita, perché al 36esimo continua la goleada dei padroni di casa, con Marcolli che firma il definitivo 8-0. E il risultato più sorprendente della giornata è quello che è arrivato dal Curotti di Domodossola. La Juve Dom era reduce a 3 vittorie consecutive, sognava i playoff, brusca frenata, sconfitta 3-0 dalla Camere. Davide De Tomasi. Cameri Corsaro sul campo della Juventus Domo nella settima giornata del girone di ritorno perde la compagine di mister Castelnuovo dopo una serie di 3 vittorie consecutive. Il vantaggio arriva al terzo minuto con Dedia che dalla distanza colpisce con una bordata e sigla appunto l'immediato 1-0 sorprendendo Mellero al 14esimo su calcio d'angolo. Ha controllato in area di rigore Timaglia ma il suo sinistro non è preciso, al 22esimo minuto l'incursione di Brigata ma la sua conclusione finisce abbondantemente sopra la traversa al 27esimo, sempre Gagliate protagonista come lo sarà per tutto il primo tempo. Calcio di punizione di Tugnolo che finisce di poco fuori bersaglio. Nella ripresa la Juventus Domo ci prova con subito dei cambi, Cugliandro e Andreoli per far rifiatare Minocci e Rodle, ma al 19esimo ancora il Cameri che colpisce, azione forse viziata da un fallo, Brigata si incunea in area di rigore, Soncine non può commettere fallo perché è già ammonito, l'uscita di Mellerio non è perfetta e appunto il numero 10 firma il 2-0 Gagliate, Juventus Domo che si affida al suo orgoglio per rifarsi sotto, Marco Fernandez ci prova al volo, difficile la conclusione ma il punto del tiro finisce di poco lontano dalla porta, al 26esimo invece trova il gol che vuole dire vittoria appunto al 26esimo minuto su calcio di punizione. Mantegazza sorprende Mellerio in una giornata sicuramente no, e Cameri appunto che si porta sul triplo vantaggio al 28esimo del sinistro da fuori di Andrea Fernandez, è una bellissima conclusione ma Zenoni si distende altrettanto bene. Al 43esimo, partita ormai archiviata, c'è la girata da fuori di Andreoli che non va lontano dalla traversa difesa da Zenoni, per cui la partita poi si chiude qui sul risultato di 3-0 a favore del Cameri.
Ultima partita che vi proponiamo nel campionato di promozione, quella giocata ad Ornavasso tra il Piedimolera e la Castellettese, 2-1 per la squadra di Paolo Cacello. Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Piedimolera, tre punti importantissimi contro la Castellettese, magari non meritato perché i ticinesi avrebbero sicuramente potuto portare a casa il pareggio. In cronaca, dopo due minuti un tiro cross su punizione di Elka non viene raccolto da nessuno. Al 25esimo il Piedimolera passa, rinvio, lancio lungo di Rota, Rizzon sbaglia il tempo dell'uscita, Elka porta vuota in sacca, il gol dell'1-0 al 29esimo. Grande conclusione da fuori area di Cecchetto, palo pieno, tap-in vincente di Pasquali al 36esimo. Ancora gli ospiti vanno vicini al gol del vantaggio con una buona occasione, la conclusione sempre di Cecchetto da fuori area, superlativo l'intervento di Ravandoni al 39esimo, il tiro di sinistro di Nino chiama in causa Rizzon sugli sviluppi del calcio d'angolo, dunque al 40esimo, grande stacco dello stesso Nino e bravissimo il portiere della Castellettese a negargli la gioia del gol. Nel secondo tempo, subito i fuochi d'artificio, dopo 60 secondi, clamorosa traversa colpita da Pasquali, che è andato dunque vicinissimo alla doppietta. Al 31esimo si fa vivo il Piedimolera, colpo di testa di Nino sugli sviluppi di un corner, parata di Rizzon. Al 33esimo la girata di Elka è a lato, al 37esimo ancora lo scatenato Elka, difende palla benissimo, scarica un sinistro terrificante che va a sbattere contro l'incrocio dei pali. Al 39esimo il Piedimolera arriva al gol del vantaggio, punizione dal limite, rimpala la barriera, la palla finisce tra i piedi di Elka che scarica un gran destro che si insacca sotto la traversa. Al 42esimo il Piedimolera rimane in 10 per il doppio giallo rimediato da Nino. Al 46esimo la Castellettese sfiora il gol del 2-2, schema su punizione, calcia Maugeri, altra clamorosa traversa. E dunque un pizzico di sfortuna per la squadra allenata da Spinelli. Lasciamo la promozione, andiamo nel campionato di prima categoria, dove questa è la classifica con il Fondotoce che mantiene i tre punti di vantaggio nei confronti di Larone in virtù appunto dei risultati che sono maturati quest'oggi. Premosello, Junior Borgomanero 1-1, Momo, San Rocco 2-2, Olimpia Santa Gabbia Vogogna 1-1, Fondotoce che batte 4-1 il Trecate, colpo esterno dell'Addormelletto 2-1 sul Cerano, il Feriolo batte 2-1 il Veruno, avremo tra l'altro ospite Calafiore nella seconda parte di Dilettanti per Dire. Synergy Gravellona Ornavassese 2-1, Arona Virtus Villa 3-0, la classifica di prima categoria dopo 22 giornate, l'abbiamo intravista prima, eccola qui. Fondotoce Ramate 55 punti, Arona 52, Dormelletto 42, Junior Borgomanero e San Rocco 39, Momo Ornavassese 34, Vogogna 33, Feriolo 32, Synergy Cerano 24, Premosello 23, Trecate 20, Veruno 18, Virtus Villa 17, chiude l'Olimpia Santa Gabbia con 6 punti. Andiamo a vedere il 3-0 con cui l'Arona ha superato la Virtus Villa. Continua la rincorsa dell'Arona al Fondotoce capolista nel campionato di prima categoria, 3-0 a Mercurago contro il Virtus Villa. Le principali azioni di una partita che tutto sommato si è lasciata guardare: al settimo minuto conclusione di Blardone per il Villa, palla fuori, ma al decimo minuto passa in vantaggio l'Arona. Fa tutto Tony Msekwa in gol dopo un bel dribbling sul portiere Bernasconi, 1-0 e Arona in vantaggio. All'undicesimo minuto, un attimo dopo il gol, Mercurio in area gira in porta, ma è facile la parata, se si vuol chiamare parata, di Federico Guglielminetti. Al 23esimo conclusione di Urban per l'Arona, bella la parata di Bernasconi. 24esimo palla in mezzo, Giovannelli in scivolata, la palla è alta. 26esimo di gioco, la fase è favorevole all'Arona che però non riesce a chiudere la partita, calcio di punizione di Msekwa, illusione del gol, ma la palla è fuori nonostante in tribuna qualcuno avesse gridato al gol. Discriminante importante al 33esimo, doppio cartellino giallo per Falcioni e il giallo più giallo come al solito nel calcio da il rosso, Virtus Villa in 10 contro 11. 36esimo palla dentro per Msekwa solo a porta vuota, potrebbe colpire di testa, non lo fa, ci va con il destro, la palla finisce goffamente a lato. Al quinto minuto del secondo tempo, bellissimo schema su punizione, palla in mezzo per Msekwa che però non riesce ad arrivare a concludere. I due gol che chiudono la partita arrivano nel finale con in campo Atede Nigro, subentrato al metà del secondo tempo. Al 37esimo il 2-0 arriva con una bella azione di Msekwa che serve Nigro, da solo appoggia in porta, e al 45esimo sempre Atede Nigro sfrutta un rimpallo favorevole e chiude la partita.
E chiudiamo il quadro dei risultati di calcio con le classifiche, con i campionati di seconda e terza categoria. Cominciamo ovviamente da quello di seconda, dove Crevolese e Riviera d'Orta hanno pareggiato 2-2, il Romagnano batte 1-0 l'Armeno, Vallestrona-Vaprio 3-2, Provigezzo-Maranese 1-3, Comignago-Varzese 2-0, Cristinese-Mergozzese 3-3, Montecrestese-Victor-Intra 2-1. La classifica del campionato di seconda dopo 18 giornate accorciano Romagnano e Vallestrona nei confronti della Crevolese, 40 punti per la squadra di Adolfo Fusè, 39 per il Romagnano, 34 per il Vallestrona, quindi la Maranese 29, Cristinese 28, Vaprio e Comignago 26, Montecrestese e Varzese 25, Armeno 19, Mergozzese 17, Riviera d'Orta 16, Victor Intra 12, chiude la Provigezza con 9 punti. E andiamo adesso a scoprire anche quello che è successo nel campionato di terza categoria, subito in grafica dunque con i risultati: Megolo Crodo 0-2, San Pietro Gravellona Lesa Vergante 1-3, a Grano Sporting Borgomanero 2-0, Interfarmaci Beura 4-1, Loleggio che batte la Volontà Assuna di Ghetti 3-1, Casale Cortecerro Cannobiese, Pirotecnico 3-3. Classifica di terza categoria dopo 16 giornate, si giocheranno il campionato Interfarmaci ed Agrano, prime con 37 punti, non potrà più fare nulla invece la Volontà Assuna, terza quota 30, Cannobiese e Crodo 26, Megolo 19 con Loleggio e Beura, Lesa Vergante 18, Casale Cortecerro e Sporting Borgomanero 13, chiude il San Pietro Gravellona con 7 punti. All'attivo adesso il basket, subito a vedere il servizio relativo alla vittoria della Paffoni 88-85 contro Recanati. Torna al successo la Paffoni che batte 88-85 a Recanati in una partita in cui la squadra di Giampaolo Di Lorenzo ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere ragione dei marchigiani. Marchigiani che nel primo quarto hanno menato le danze, trascinati da Starring, infallibile al tiro il play americano, 10 punti nel primo tempo per lui, 22-14 al primo riposo per i leopardiani. Nel corso del secondo quarto la Paffoni ha provato prima a ricucire lo strappo con le triple di Saccaggi e di James, ma ha dovuto subire il ritorno ancora di Recanati, che ha chiuso avanti di 6, 39-33 a metà partita, con una Paffoni troppo molle e poco aggressiva in difesa. È servito poi un episodio, e l'episodio è stato l'ingresso di Massimo Farioli in panchina per un'elongazione al polpaccio. Ha detto Di Lorenzo: ok coach, ci sono. È entrato sul parquet, ha subito uno sfondamento, ha realizzato una tripla, ha dato la scossa decisiva alla squadra. La Paffoni così a metà del terzo quarto ha messo per la prima volta il naso avanti con la tripla di James per il 46-45. Recanati però da qui in avanti si è assistito ad un lungo e tira e molla con Omegna, che ha provato a più riprese a scappare avanti di 5 nell'ultimo periodo con i canestri di Masciadri e di Borra, 69-63 al 32esimo e 80-75 con la schiacciata di Shepard al 37esimo. Farioli e ancora James sembravano poi aver messo la parola fine al match, invece Recanati non ha mollato, con Mosley, autore di 30 punti MVP del match, Gnaccarini ha avuto addirittura la palla del supplementare all'ultimo secondo, il tiro però si è fermato sul ferro, per una volta la dea bendata ha dato una mano alla Paffoni. In divisione nazionale C invece è arrivata una sconfitta ancora in trasferta per la Poliopostici per Domodossola, 71-66 sul parquet di Follo. Non sono bastati i 24 punti di Cerutti e i 18 di Fabrizio Foti. Con questa notizia noi chiudiamo, grazie per essere rimasti con noi. Vi ricordo questa sera alle 20:40 circa la telecronaca dell'incontro tra Paffoni e Recanati. Buon proseguimento con i nostri programmi.